L'associazione Fiocco Bianco Argento è stata istituita per tutelare il fenomeno sommerso dei maltrattamenti agli anziani. Il peggior maltrattamento all'anziano è la solitudine, in cui purtroppo attualmente ancora si trovano. È stato infatti istituito un numero antisolitudine 070 75 39 281, al quale i nostri volontari rispondono in determinate giornate, e l'anziano può tranquillamente chiamare e passare con una semplice chiacchierata un momento di svago. La solitudine è una condizione, un sentimento umano che caratterizza gli individui quando si isolano per scelta o per vicende della vita che è della stessa società purtroppo a provocarli. La solitudine può essere considerata anche un maltrattamento sociale, soprattutto quella che purtroppo subisce l'anziano. Per gli anziani la solitudine è una prigione. Appartengo a una classe emergente, quella dei vecchi, destinati a sfruttare gli ultimi anni della vita. Così parlano gli anziani avanti con gli anni. La solitudine è soprattutto un maltrattamento sociale ed è ciò che subisce la persona in tarda età, in quanto priva sia di supporto sociale adeguato, sia di affetti e di interessi, causa principali di depressione. Tale condizione psicologica ha un risvolto importante sulla sua salute, con disturbi legati alla perdita di senso della propria vita. Infatti, se in passato gli anziani ricoprivano un ruolo importante e in primo piano soprattutto nelle famiglie e nella vita sociale, oggi i rapporti attuali familiari sono sporadici e l'anziano rimane spesso e volentieri solo, isolato dai figli, dai nipoti, dalla vita sociale. La pandemia Covid ha maggiormente evidenziato il problema della solitudine. Infatti, tutti e con questa pandemia siamo stati isolati e abbiamo maggiormente capito e percepito quella che è la solitudine di un anziano, con le sue sofferenze in attesa di un fine di vita, privato di affetti, di amicizie, di vita sociale. Buongiorno, siamo dall'assessore della sanità perché vorremmo porre alcune domande sul tema delle persone anziane. Buongiorno assessore, quello della solitudine è un tema particolarmente forte e un'emergenza sociale resa ancora più profonda da una pandemia che dura ormai da 2 anni. Quali sono le politiche che state mettendo in campo per migliorare la qualità della vita degli anziani? Allora, le politiche per gli anziani sono uno dei pilastri del piano di sviluppo regionale, che poi abbiamo ulteriormente declinato nel piano dei servizi alla persona, che in Sardegna era assente da 16 anni. L'abbiamo appena approvato, dopo il passaggio anche in conferenza regione enti locali e l'ANCI e il CAL, e quindi inizierà al più presto a sviluppare i suoi effetti. Quello che è la novità di questo piano di servizio alla persona è che abbraccia tutte le 4 fasi di vita della persona, dalla nascita fino al fine vita. E quindi le politiche per gli anziani sono uno di questi 4 pilastri, delle 4 gambe del piano dei servizi alla persona. E in questo ambito, con lo strumento di programmazione del nuovo SIV, del sistema informativo del welfare, abbiamo intenzione di sviluppare ulteriormente i servizi per gli anziani. Abbiamo finanziato tramite i Plus anche con 1 milione ulteriori iniziative e altre ne stiamo mettendo in campo per il futuro. La solitudine quindi è un maltrattamento sociale, eppure l'anziano è importante per la sua famiglia, è un valido supporto per i suoi nipoti, è un aiuto economico in caso di difficoltà dei figli, e nonostante tutto spesso e volentieri lo si lascia solo.